Sì, una partita che nessuna delle due squadre avrebbe meritato di vincere. Questa è la prima considerazione da fare. La seconda, c'erano assenze importanti da una parte e dall'altra, due nomi, Muzzi e Gautieri, dunque le giustificazioni non mancano. Ha colpito soprattutto nel primo tempo l'eccessiva prudenza, difese a 4 per ingabbiare un solo attaccante, Jancher e Rossini. Si poteva usare di più, insomma. Ha provato a farlo nella ripresa l'Udinese e ha vinto la partita, ma il gol è scaturito da un episodio. Grande assente nell'arco dei 90 minuti il gioco. Abbiamo parlato degli attaccanti, il nostro racconto comincia da chi in qualche modo dovrebbe innescarli. Nell'Atalanta si tratta di Graziano, di Cristiano Doni, che prova la penetrazione, il tentativo di cross, l'opposizione di Kroldrup ed è calcio d'angolo. Dalla parte opposta la fantasia ha il nome di Martin Jorgensen, il danese, trova un varco, l'invito è per uno fra Jancher e Alberto, c'è l'opposizione di Zauri e anche questa opportunità sfuma. Atalanta più intraprendente, 26esimo, Rossini si porta avanti il pallone con il tacco, poi Pinardi e alla fine Damiano Zenoni, il piatto sinistro ed è brivido per la porta difesa da De Sanctis. Il rallenti ci consente di apprezzare la battuta di Zenoni, la palla termina sul fondo di pochissimo. Udinese che ha qualcosa da dire all'arbitro Preskern, Alberto prova a sfruttare la sua velocità, trova sulla propria strada Zauri e Sala, qualche sospetto resta. Poi, dopo il tiro di Pizarro rimpallato, la palla arriva a Pinzi, si alza la bandierina del collaboratore di Preskern per segnalare un fuorigioco che però non può essere di Pinzi, tenuto in gioco da almeno due difensori dell'Atalanta. Atalanta essenziale, Taibi, Rossini, Pinardi e poi la conclusione di Doni. 4 tocchi e 4 secondi per arrivare dalle parti di De Sanctis. Udinese che prova a scuotersi, le dà una mano involontariamente Natali, che sfiora così l'autogol e qui si chiude il primo tempo. Ripresa, decimo minuto, Doni verticalizza per Rossini, Valerio Bertotto è l'anima e qualcosa di più di un Udinese che stenta a decollare. Un minuto dopo, contropiede dei padroni di casa che sono in superiorità numerica, Alberto per Jan Kulowski, il passaggio è completamente fuori misura, il disappunto del giocatore c'è, più che comprensibile. 14esimo, improvvisamente il gol, punizione di Pizarro, colpo di testa di Nestor Sensini, 1-0 Udinese. 36 anni, il più vecchio dei 22 in campo Sensini, che non segnava in campionato con la maglia dell'Udinese da 9 anni e mezzo. 21 marzo 93, Udinese-Torino, 1-0. La reazione dell'Atalanta è tutta in un'azione, ma è anche l'azione più pericolosa costruita dagli uomini di Vavassori. Da Zenoni a Doni, palo pieno con De Sanctis, che sarebbe stato senza chance. Tutto questo al 21esimo. Impreca anche l'Udinese, 32esimo. Il cross di Pizarro, la spunta di Jankulowski, l'occasione per Jancher che non riesce ad andare al tiro. Carsten Jancher non segna in campionato dal 12 maggio 2001, era il campionato tedesco, lui giocava nel Bayern. Chiudiamo 44esimo con l'imbeccata di Pizarro per Iaquinta, entrato proprio al posto di Jancher. Iaquinta si invola, l'impatto con Taibi è tremendo, Preskern fischia ma solo per sanzionare il fuorigioco dell'attaccante dell'Udinese, che se c'è è davvero millimetrico. 1-0 per i padroni di casa, per i due allenatori, Vavassori e Spalletti. C'è molto da lavorare. Linea a Roma.